Ciao a tutti da Agrimerlino, oggi video dedicato al sorgo da Granella. Siamo in quel di Sermide e appunto stiamo trebbiando il sorgo. Qui avevamo seminato in questa zona attorno a metà aprile, l'epoca di semina ideale del sorgo appunto da metà aprile a fine aprile, e appunto adesso stiamo raccogliendo la coltura. Le produzioni si stanno assestando tra i 65 e i 75 quintali per ettaro. Sono produzioni buone, anche se a dire la verità mi aspettavo qualcosa in più, soprattutto nei campi più belli. Vi avevo fatto vedere in un video, in uno degli ultimi video, un campo bellissimo che è quello che stiamo trebbiando, che vedete nelle immagini con la CR. E in questo campo appunto abbiamo prodotto, adesso con i dati, abbiamo raccolto i dati del campo, abbiamo prodotto 75 quintali per ettaro. Era un campo che da vedere così avrei detto che avrebbe prodotto anche 80 quintali. Tutto sommato però, se facciamo un attimo un conto economico anche, la coltura è comunque andata bene anche rispetto ai cereali a paglia. Ecco, può essere in rotazione in queste zone, è una cultura che si fa in rotazione al frumento. A mio parere si vedo si adatta bene ai terreni forti, un po' meno a quelli leggeri, soprattutto perché sono terreni che se poi manca l'irrigazione anche il sorgo poi fa fatica a esprimersi al meglio. Qui abbiamo seminato ad interfila 75 cm, seminatrice pneumatica, quindi da mais, e con i dischi ovviamente da sorgo. Densità di semina siamo sulle 40 piante, 38-40 piante per metro quadro, varietà seminata Y47, diciamo è un classe 400 come equivalenza rispetto a per esempio un mais. Altre caratteristiche: granella bianca ed è quella più ricercata dal mercato, perché poi l'utilizzo principale del sorgo da granella è per l'alimentazione degli avicoli, polli da carne bianca, ecco. Altre caratteristiche: sì, qui si era preparato il terreno in autunno, come si è soliti fare sulle terre forti. Questi campi appunto si sono ridotti al minimo gli input culturali. Come diceva l'azienda nel video che abbiamo fatto qui, è stato fatto solo diserbo totale post si è concimato con circa 150 kg di urea per ettaro. Altre particolarità della coltura: comunque è una coltura che non ha problemi di malattie fungine o di insetti, e per questo motivo, ripeto, anche i costi culturali sono ridotti al minimo. La semente anch'essa costa molto poco rispetto ad altre colture. Per darvi un'idea, possiamo dire che siamo attorno agli 80-100 euro per ettaro di semente. Trebbiatura viene appunto con una barra da frumento, e nel video potete vedere la Class che è dotata della McDon, che è una barra a tappeti molto particolare. Questa qua è la barra. La barra, questa è la barra cioè inglese, Americana. americana, McDon. È una delle prime che vedo. Barra tappeti. Questa è stata una delle prime a farla così. Penso che la fanno solo a tappeti Sono a loro. tappeti, cioè diciamo che sono stati i pionieri della barra a tappeti. Gli altri dicono che hanno copiato. Cioè, copiato. Ma sì, Insomma, hanno preso hanno spunto, dai, preso diciamo così. spunto. E sì, che sicuramente a grano fa una grande differenza. Cioè, Sorgo magari non più di tanto. l'alimentazione, vedi. Gli appoggi l'hai buttata dentro, Ah, sì. nei raccolti quelli umidi, nei riso, Certo. secondo me vedi Eh, di più così, no? infatti. Tuo amico, lo devi prendere il tuo amico. Esatto, lui ce Ce l'ha, l'ha? effetti, sì. Però no, non C'ha la. la classe Ah, tappeti. beh, Mio amico Manuel, ok. Infatti, che ti segue, ti segue. salutiamo Mio amico Manuel. Manuel. Mi segue sempre da Vercelli, giusto? Vercelli, Vercelli. Ti
Pellegrino Vercellese. Pace, ci andremo a trovarlo. Ci andiamo. Adesso che abbiamo finito, ormai qua fra 10 giorni non c'è più niente. Qua è bello. Ormai qua hanno già arato quasi tutto, aspetta solo la soia che farà morire. Secondo me farà morire la soia. No, non dirlo. Se piove adesso, se non piove la settimana prossima. Ti chiamo quando devi scolfare la Trebbia. Ma con l'M10 no, con l'M10 no, sono tutti gli altri problemi. Sì, comunque ho visto dell'M10 adesso la tua. Inizia a mollare. Sì, sì. Però ho visto della roba altissima, comunque. Sì, è alta, è alta. Niente, riassumendo, la cultura del sorgo rimane una cultura interessante per la sua rusticità e per la sua capacità di resistere alle condizioni più difficili. Quest'anno ha sicuramente subito la fase molto fredda e piovosa di maggio. In questa zona in particolare sono piovuti 250 mm solo nel mese di maggio e sicuramente non hanno fatto bene alla cultura. Per il resto l'umidità alla raccolta siamo tra il 16 e il 18, difficile raccogliere la cultura secca, quindi a 14 o meno, proprio perché quando come quest'anno la pianta rimane verde e lo è quasi sempre, ecco, lo è quasi sempre, diciamo che quando si trebbia una parte dell'umidità dello stelo va poi a influenzare anche l'umidità della granella. Quindi se andiamo a fare due conti, ecco, diciamo che la PLV per ettaro siamo attorno ai 1300 euro, ecco, direi che non siamo sicuramente distanti dalla PLV del frumento quest'anno, forse in diversi casi siamo anche sopra. E credo che anche le spese possono essere inferiori. Quindi è una cultura che io inserirei in rotazione, soprattutto nelle zone più difficili.